L'azienda Estere Labs si occupa da più di 10 anni di tecnologia eye tracking. La tecnologia eye tracking è una tecnologia che permette di registrare e di sfruttare i movimenti oculari. I movimenti oculari sono una fonte preziosissima per indagare come funziona la nostra attenzione. Quindi capite che dall'ambito in cui l'eye tracking è nato, che è un ambito inizialmente quasi legato soltanto alla fisiologia, alla patologia, si è trasferito poi al campo militare, ha passato veramente diversissime applicazioni, siamo arrivati al campo del, prima siamo arrivati al campo del marketing, degli studi sulla usability e ora siamo tra i primi ad inserire la nostra tecnologia in una macchina che può essere installata in un retail. Adesso addirittura, adesso qui abbiamo tutte delle moda, però in realtà adesso addirittura si potrà pagare e si potrà prelevare dal bancomat semplicemente con il nostro movimento degli occhi invece di inserire il codice, quindi per meno, lavorando. Cioè, per una minora probabilità di promozione. Sicuramente. In futuro potrà essere portato anche dal store. Anche perché lo sguardo è totalmente invisibile, per cui digitare un codice può essere studiato per riprodurne il movimento. Lo sguardo è totalmente invisibile, è più protetto. Allora, questa è una macchina appunto che è dotata di due importanti tecnologie. Intanto vedo che dice che tali, quindi avete tarato per le donne qualche anno di meno e per gli uomini... Esatto, esatto, perché anche questo è importante. Quindi a me quasi è vero, non è vero. Non è vero, allora, c'è una videocamera qui in alto che fa analisi biometriche. Nel senso che l'immagine che viene catturata viene poi analizzata da diversi algoritmi che sono in grado di rispondere sull'età, prima di tutto sul genere, poi sull'età, sullo stato emotivo di colui o colei che interagiscono con la macchina. Quindi siamo in grado di vedere se una persona entra all'interno dello studio ed è magari arrabbiato, sì, oppure se è triste, oppure se è felice, quindi vedere anche la reazione agli stimoli che noi gli offriamo dentro dello studio. Certamente. Sì. Questo invece è l'emettitore di... questo è l'eye tracker proprio, l'emettitore di luce vicina agli infrarossi che colpisce proprio in due parole i nostri occhi, che generano un riflesso, viene passato, cucinato da un algoritmo e si stima il punto esatto. Allora, ma per cosa può essere utilizzato? Allora, può essere utilizzato, per esempio, vi faccio subito vedere, allora io vado davanti e mi dà gentilmente 31 anni, dopodiché sono in presenza di uno schermo. Te lo vedi che ti dà quell'età o fa semplicemente no, allora io vedi qualcos'altro? Esatto, allora io adesso questa è una demo non per l'end user ma per il customer, per voi, quindi io vi sto facendo vedere che la macchina è in grado di stimare questo per filtrare a monte l'informazione da dare. Per esempio, se qui ci fossero due cataloghi, per esempio, dove uno uomo, più donna, Taylor su una donna, per esempio, oppure di una certa fascia d'età, ecco che... Ma quindi lui in automatico cambia il contenuto a seconda della persona che ha. Esatto, allora corretto. Vediamo, 30 anni, perfetto. Allora, io ho guardato il bottone della collezione uomo. Posso vedere per esempio un video? Non so se sentite, però in realtà la macchina dice date le istruzioni, sì. Si sente basso. Ecco, adesso io semplicemente sto facendo uno scroll con i miei occhi, quindi non devo toccare assolutamente la macchina. La macchina ha filtrato le informazioni, mettiamo che abbia filtrato sulla base di un mio interesse. Quindi adesso voglio tornare alla home, lo posso fare perché guardo un bottone che mi porta di nuovo in questa pagina. Poi voglio esplorare la collezione della donna ed ecco che lo faccio. Per esempio qui ho caricato dei contenuti che sono un video e una collezione, una gallery, io scelgo il video ed ecco che entriamo in questa dimensione dove il mio sguardo adesso non ha più nessun potere, nel senso che non ha, l'interfaccia produce questo video. Roberta, perché concentrarsi su un comando diciamo dato con gli occhi come impulso rispetto al touch ad esempio? Beh, allora, cioè che cosa ti ha ispirato a sviluppare soluzioni di questo tipo, anche di face detection in un certo senso? Allora, face detection sicuramente
serve a filtrare, come dicevo, e a poi in uscita a dare dei dati molto utili per capire chi ha guardato che cosa. Il fatto che non sia touch sicuramente è un passo avanti rispetto all'usabilità, perché non bisogna avvicinarsi, si può stare tranquillamente con le braccia incrociate, si può compiere qualsiasi altra azione e governare un'interfaccia soltanto con i nostri occhi. In questo momento, in che modo le aziende stanno utilizzando questi meccanismi, questi nuovi sistemi, e come potranno utilizzarli in futuro? Allora, in questo momento le aziende sono interessate ad un controllo consapevole dell'interfaccia, ovvero voglio attivare quel bottone, l'utente guarda quel bottone. In realtà ci si può muovere ancora ulteriormente dicendo: l'utente può stare davanti a questa interfaccia senza essere costretto a guardare da qualche parte, semplicemente guarda a seconda del suo interesse spontaneo. E quindi può essere utilizzato ad esempio quando le persone sono in coda alla cassa, in maniera tale da fornire, non so, un intrattenimento anche? Sì, esattamente, quindi prima si parlava di retailtainment, qui infotainment, tutti i tainment del mondo, perché ovviamente la tecnologia è nuova e fornisce sicuramente un dato di intrattenimento. Funzionante? Sì. Sempre funzionante? Sì, perché ci lavoriamo tanto. Perché ci lavorate tanto. Un bel applauso per Roberta, grazie per la presenza.